Buonasera a tutti, io sono Francesco Polazzi, sono a Bologna nel mio studio adesso, Lab 155, e sono stato invitato da Tina De Falco a condividere con voi un libro che mi è particolarmente caro. Volevo ringraziare Tina De Falco per questa possibilità di condividere appunto qualcosa che mi ha dato molto a livello personale, con qualcuno che potrebbe essere interessato. Dunque, io ho fatto studi di filosofia, ho fatto la triennale, finita 8-9 anni fa, e poi sono andato via da Bologna, dall'Italia, me ne sono andato in Inghilterra dove ho iniziato a dipingere, e da lì diciamo che è nata una passione per la pittura, una passione sbocciata da subito. Nata per motivi, diciamo, avendo avuto tempo libero inizialmente all'estero, avendo scoperto per caso la pittura, vedendo che mi dava qualcosa, mi faceva rilassare, mi faceva esprimere, decisi di continuare quel percorso, nonostante stessi comunque lavorando, in altre cose, insomma. E questa passione è diventata poi il lavoro. E da qualche anno a questa parte ho uno studio qui a Bologna che si chiama appunto Lab 155, dove dipingo, organizzo mostre e da dove partono tutti i miei quadri che vanno insomma in giro per il mondo. E ho anche ricominciato i miei studi in filosofia, ho ricominciato la magistrale quest'anno ed è proprio da questa magistrale che ho, diciamo, grazie a questa magistrale che ho avuto la possibilità di leggere questo testo. Il testo è La prosa del mondo di Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, filosofo francese diciamo, della prima parte del Novecento, prende tutta la prima parte del Novecento, muore molto giovane, a 53 anni, nel 61, un filosofo della fenomenologia, dell'ontologia, un'ontologia molto interessante, comparabile a quella di Martin Heidegger, grande filosofo tedesco, sempre dello stesso periodo. Comunque una persona, uno scrittore dotato appunto di una grandissima penna, molto consistente, solido, con grandi metafore, molto belle, nonostante comunque rimanesse un filosofo, però a volte ci sono dei tratti dei suoi scritti che sono romanzeschi, sono molto vivi a livello di immagine, si interessa a tantissime cose, è un esperto di tutte le branche del sapere umano, nei suoi libri, che comunque sono libri filosofici, si trovano, diciamo, scritti molto precisi, di tipo anche scientifico, diciamo, c'è uno studio della letteratura molto importante, molto caro a lui Valéry, Stendhal, scrittore di un grande livello, è innamorato follemente di Cézanne come pittore. Dunque, questo testo, La prosa del mondo, è una raccolta di saggi di Merleau-Ponty, è inedito, è incompiuto, nel senso che viene pubblicato postumo alla sua morte, era uno dei suoi progetti che non aveva ancora portato a termine, quando morì. Bene, direi che possiamo andare al testo. Uno di questi saggi, interni alla prosa del mondo, si chiama Il linguaggio indiretto ed è un saggio che parla, questo è il testo comunque, Prosa del mondo, Maurice Merleau-Ponty. È un saggio che parla del rapporto tra il linguaggio dell'uomo e la pittura come possibilità di linguaggio indiretto, perché ovviamente la pittura non usa le parole, ma usa colori e forme per mostrare il rapporto che il pittore ha nei confronti del mondo. Per Merleau-Ponty tutti gli uomini sono perennemente attaccati al mondo da quando nascono, siamo esseri condannati al senso, quindi noi non possiamo fare finta che il mondo non esista, siamo perennemente collegati al campo, al territorio che abbiamo attorno. E quindi nel senso è molto importante che noi questo ce lo ricordiamo per tenere i piedi per terra, ma capire anche che la nostra conoscenza è sempre relativa ad un nostro campo d'azione,
nostra, diciamo, la verità è un qualcosa che non si raggiunge mai completamente, è più racchiusa in una domanda che in una risposta. E quindi è un filosofo dell'interrogazione, Merleau-Ponty. Bene, dunque andiamo al testo, che appunto diciamo, si interroga sulla possibilità che il pittore possa essere, come lo scrittore, un cantore del suo rapporto col mondo, a cui dà una deformazione coerente, uno stile, un modo di rapportarsi che esprime verso gli altri. Dunque. Ecco, quando uno scrittore guarda i pittori, è un po' nella situazione in cui si trovano gli amanti della letteratura nei confronti dello scrittore. Come pensano? È questo ciò che fa del suo tempo lo scrittore che stimo tanto? Questa sarebbe la casa che abita? Questa è la donna con cui condivide i suoi giorni? Questi piccoli pensieri di cui riempie le sue giornate? Pensiamo allo scrittore a partire dall'opera, come pensiamo a una donna lontana a partire dalle circostanze, dalle parole, dagli atteggiamenti nei quali essa sia più semplicemente espressa. Questa parte significa, ci vuole dire che le persone, diciamo, normali, tra virgolette, si rapportano con i creativi come fa l'uomo con la sua innamorata, che l'uomo qui sembra che tutte le cose, diciamo che pone l'innamorata su un piedistallo, la idealizza fortemente, diciamo, no? La stessa cosa fanno le persone con lo scrittore e lo scrittore col pittore, questo che dice Merleau-Ponty, quasi come che il pittore avesse un modo di esprimersi più originale, più vero, nei confronti degli altri, nei confronti del mondo. Ok, quando ritroviamo la donna amata o facciamo la conoscenza dello scrittore, ci scopriamo inutilmente illusi di non aver ritrovato in ogni istante della sua presenza quell'essenza di diamante. Quella parola senza sbavature che abbiamo preso l'abitudine di disegnare col suo nome, quell'essenza di diamante, no? Questa idealizzazione che poi non troviamo nella persona, in effetti. Ma si tratta solo di suggestione, talvolta anche di invidia, odio segreto. Il secondo passo verso la maturità è capire che non esiste un superuomo, che non vi è uomo che non debba vivere una vita da uomo, e che il segreto della donna amata, dello scrittore e del pittore, non si trova in una sorta di al di là della vita empirica, ma è così strettamente mescolato alle sue minime esperienze, così innocentemente confuso con la sua percezione del mondo, che sarebbe impossibile incontrarlo separatamente faccia a faccia. Ovvero, una persona, un pittore, uno scrittore, una donna amata, non sono super persone, sono persone come tutte le altre. Questo sta dicendo. Vuole un po' smascherare quell'alone di idealizzazione che di solito diamo. Che tendiamo a dare a qualcosa di cui ci ossessioniamo. Leggendo la psicologia dell'arte, siete talvolta sorpresi nel vedere che Malraux, che è un altro scrittore dei suoi tempi, un pochino precedente a Merleau-Ponty, che diciamo, scrive una storia della pittura partendo dall'epoca primitiva, arrivando fino all'epoca moderna, diciamo, tratteggiando i caratteri essenziali di tutte le varie epoche. Si è trovato sorpresi nel vedere che Malraux, che come scrittore non ha nulla da invidiare a nessuno e sa sicuramente tutto ciò, ovvero il discorso sull'idealizzazione, lo dimentica quando si tratta dei pittori e dedica loro lo stesso genere di ammirazione che non accetterebbe dai suoi lettori, li trasforma in divinità. Quindi Malraux idealizza a tal punto i pittori che li trasforma in divinità. Poi cita Malraux. Quale genio non è affascinato da questa estremità della pittura, da questo appello davanti al quale il tempo vacilla? È l'istante del possesso del mondo, che la pittura non possa andare più lontano e il vecchio Hals divenga Dio. Idealizzazione, divinizzazione del pittore, da parte di uno scrittore. Questo è il pittore visto da altri, ritorna Merleau-Ponty a parlare in prima persona. Questo è il pittore visto da altri, di per sé non è affatto così, è un uomo al lavoro che ritrova ogni mattino nella configurazione che le cose assumono ai suoi occhi lo stesso appello, la stessa esigenza, la stessa interrogazione, quell'interrogazione di cui parlavamo prima, lo stesso imperioso richiamo al quale non finisce mai di rispondere. Quindi questo io sono molto d'accordo in questo punto con Merleau-Ponty, che dice il pittore non va divinizzato. Come lo scrittore non va divinizzato, come la donna amata non va divinizzata. Sono esseri viventi che vivono i propri drammi ogni giorno,
sempre le stesse domande a cui continuano a rispondere, ovviamente in particolar modo il pittore, perché comunque si sa che è un'opera pittorica non è mai finita, uno scritto allo stesso modo, e anche l'amore per una donna o per un uomo, diciamo quando è molto sentito, non finisce mai veramente, no? Quindi, tornando al pittore, la sua opera non si conclude e si è sempre rivolta al futuro. E questa è la verità secondo Merleau-Ponty. La verità, si potrebbe leggere così, la sua opera si potrebbe leggere, la sua verità non si conclude e si è sempre rivolta al futuro. E quindi quest'idea di non idealizzare troppo le cose, di non cristallizzarle, ma rimanere sempre in un ambito di contingenza, sempre capire che c'è un contesto nel quale si vive. Il pittore va preso seriamente al lavoro, ci sono tante cose noiose da fare in qualsiasi vita, compresa quella del pittore, è un lavoro, quindi come ogni lavoro ogni tanto è noioso. Poi permette di essere molto espressivi, di diciamo, cambiare la storia, di dare originalità, di dare qualcosa di nuovo al mondo. Però non c'è solo quello, diciamo che bisogna faticare per raggiungere quello e spesso non si raggiunge l'originalità. Non è che è una, diciamo, la vita di un pittore, di uno scrittore è continuamente sempre di ispirazione, ma c'è un processo in cui si parte, si è anche noiosi. Si deve mangiare, si deve dormire, ci sono tutti questi aspetti che sono fondamentali nella vita di chiunque. E questo Merleau-Ponty usa questo argomento per denotare come la vita del pittore spesso venga idealizzata e venga il pittore visto come semplicemente quei quadri che vanno nel museo, che un fruitore va al museo a vedere e pensa che quella sia la sua opera pittorica, ma l'opera pittorica del pittore è molto più importante da notare la parte del processo in cui crea un'opera, lo studio, gli oggetti che ha in studio, i libri che legge, cosa ha mangiato anche il giorno che ha creato una certa opera. Diciamo che comprende tutte queste cose. E quindi niente, volevo solo leggervi questa parte e consigliarvi questo libro perché apre veramente gli occhi. È una scrittura, diciamo, abbastanza impegnativa, con periodi lunghi, ma con immagini molto belle, e ve la consiglio. Quindi rimanete in salute, mi raccomando, non uscite di casa, uscite il meno possibile e speriamo che questo finisca presto e leggete tanto. Ciao!